in questo periodo sento il male della guerra come un male che tante volte mi sembra incurabile, mi sembra in crescita, e tante volte ho la percezione che non ci si accorga di quanto è grave, di quanto è orribile questo male. Sono 2 anni che assistiamo alla tragedia del conflitto in Ucraina dopo l'aggressione russa, che è la tragedia di un popolo bombardato, esule nel resto dell'Europa, 6-7 milioni di ucraini, esule all'interno. Come guarire questa malattia? E poi le altre malattie della nostra società, penso la malattia della miseria, della povertà, la povertà che spesso si accoppia con la solitudine, l'assenza di relazioni, gli anziani negli istituti, sono malati e mostrano la malattia della nostra società, che è vivere per se stessi, e per vivere per se stessi si calpestano e si scartano gli altri. Allora penso al tema della guarigione. La guarigione dalla guerra è la pace. Ma la pace è un'utopia, la pace è un sogno? Siamo condannati a una malattia incurabile? E questo è il vero problema che oggi mi pongo. E quando parliamo di pace veniamo accusati di essere sognatori o complici del nemico, dell'aggressore. Eppure i conflitti si moltiplicano. Dal 7 ottobre con l'aggressione terroristica a Israele, di Hamas, e poi questa reazione israeliana così pesante, così forte, l'uccisione di tanti a Gaza, ma poi c'è il Sudan, una crisi umanitaria terribile, il Kivu. Potrei continuare, però si pone la domanda, è un sogno la pace? Oggi abbiamo la possibilità di guarire la malattia della guerra. Con la forza, con la mediazione, con l'impegno, col ricongiungimento delle parti a un pensiero ragionevole, abbiamo la possibilità di guarire questa malattia col dialogo. Perché il nostro mondo, come diceva una volta Papa Francesco a Sant'Egidio, soffoca per mancanza di dialogo. Ma lo vogliamo? Secondo me la prima guarigione è non rassegnarsi all'ineluttabilità della guerra, al fatto che gli altri soffrono. Questo mi sembra il punto fondamentale. La prima guarigione sta nella nostra testa, sta nel nostro cuore, cioè che la pace è possibile e che la pace va perseguita. Andrea Riccardi l'ha sottolineato.